Mario Del Giglio. Attraverso Mario Del Giglio tutto è dall'illusione alla realtà. Domanda: perché chi trapassa non vede i propri cari che lo aiutano? Risposta: come è stato detto prima, dove io mi trovo non esiste il tempo come da voi. Voi pensate con la mente e solo con quella potete per il momento comprendere. Io non so veramente quando sono venuto o venuta qui, ma il mio stato confusionale non so definirlo con un tempo. Tutta la vita l'ho sprecata facendo il fannullone e ora non posso pretendere di avere, ma lo vorrei, lo stato di coscienza tale che mi permetta di vedere subito la luce. Quando dico subito, non comprendo bene questa parola, in quanto il mio stato attuale non mi permette di capire il tempo. Ecco, cari fratelli, dico che voi oggi mi avete aiutato, mi avete dato l'opportunità attraverso queste domande di vedere un piccolo raggio di luce più grande, che mi permette di avere più serenità e felicità. Non vi rammaricate se non potete fare di più, però vi prego, fate questo ancora di più, perché vi sarà più facile il distacco. In fondo, mi dicono, il concetto che voi chiamate i familiari è un concetto superato, se credete di aver vissuto più volte. Ecco, si ritorna a dire, credete di aver vissuto più volte, e chi sono i vostri cari? Dico che i nostri e i vostri cari siamo tutti, perché nell'unione della fratellanza spirituale esiste un'unica famiglia. Se rimanete al concetto dei vostri cari, ritornate all'affetto materiale puro e secco della famiglia ristretta della vostra casa. Tornando nella casa di Dio, troverete sì i vostri cari, ma sono quei fratelli che hanno vissuto in ruoli diversi le vicende e le esperienze della teatralità, della commedia e alcune volte della tragedia umana. Esiste la commedia teatrale umana e la dimensione spirituale. In quella umana esistono i vostri cari, nella commedia spirituale esistono i nostri e i vostri cari tutti insieme, che formano la spirale di Dio.